Giovedì 9 ottobre ci troviamo a Firenze, alla Palazzina Reale in Piazza della Stazione per il tradizionale workshop di infoprogetto organizzato dalla Fondazione Architetti di Firenze in collaborazione con Action Group Editore. Si parla di Made in Italy, delle opportunità per le aziende italiane di esportare i propri prodotti all'estero, un'occasione appunto per fare il punto della situazione con tante aziende. Noi abbiamo incontrato tanti imprenditori, tanti esperti del settore, vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Quante possibilità ci sono per le aziende italiane di proporsi all'estero? Ci sono sicuramente grandi possibilità, sia per alcuni mercati in nascita o in forte crescita in paesi esteri, sia perché, diciamolo anche con un certo orgoglio, il know-how italiano è sempre un know-how di alta qualità. Lo vediamo quando noi come società di ingegneria andiamo ad affrontare progetti, soprattutto progetti avanzati dal punto di vista dell'efficienza energetica o della sostenibilità ambientale in diversi paesi. I livelli nostri di conoscenza come paese, come formazione, sono livelli sempre alti e quindi abbiamo tutte le carte per poter giocare bene all'estero. Il tuo intervento si è focalizzato su alcuni casi, diciamo, ecco, ci puoi raccontare esattamente di cosa si tratta? Sì, ho illustrato alcuni casi di progetti dall'ambito urbano, quindi di nuove infrastrutturazioni per alcune città in forte espansione, ad alcuni edifici, spesso edifici di punta come un grattacielo in Cina o una nuova sede di un palazzo di giustizia in Georgia, in cui per la loro caratteristica di essere edifici un po' particolari necessitano di altrettante adeguate attenzioni nella progettazione per garantire quei livelli qualitativi che, vista l'utenza, necessitano.